Con questo video tutorial creeremo più movimenti a uno slide. Trascino la mia foto, clicco al suo interno per renderla attiva, mi reco su effetti, capiamo cosa voglio dire. Questa è la foto, composta per adesso da due inserti. Possiamo aggiungere quanti inserti vogliamo, come fossero una sorta di livelli. Questo è il canale di scorrimento degli inserti. Adesso ne abbiamo due, uno e due. Cliccando al suo interno dal menu possiamo scegliere l'inserimento di un inserto alla volta, molti inserti, selezionare il tempo, resettarli. Abbiamo numerose scelte. Clicchiamo su Inserti multipli, cancelliamo il numeretto preimpostato, aggiungiamo il nostro. 3 ho inserito e 2 ne tenevamo, diventano 5. Abbiamo 5 inserti equamente distribuiti in ordine temporale. Da tenere presente che ogni inserto è spostabile, in qualsiasi momento se ne possono aggiungere altri. Vedete? Ritorniamo come stava prima. Lavoriamo il primo inserto 1, lavoriamolo. Ingrandiamo un po' la panoramica. Passiamo al secondo 2, sarebbe questo qua. Come vi dicevo, io preferisco agire con lo strumento manina, però possiamo lavorare tranquillamente con i settaggi sotto. Abbiamo detto che lavoriamo con la manina. Focalizziamo l'attenzione a un personaggio per volta. Adesso la nostra Penelope. Eccola qua, in primo piano, in tutta la sua bellezza. Passiamo al terzo inserto. È spostato sempre sul lato destro, quello da lavorare. Basta selezionarlo qui e andarlo a lavorare. Adesso lavoriamo sulla bionda. La ingrandiamo, la mettiamo al centro dell'attenzione. Adesso passiamo al quarto. Eccolo qua, il nostro fusto. Quarto inserto. L'ultimo inserto, torniamo di nuovo a una panoramica generale. Magari la giriamo un pochettino. Ecco. Ecco qua, perfetto. Adesso possiamo dare il nostro ok. Mettiamo 3 secondi, sono pochi, abbiamo 5 inserti. Mettiamo 6, altrimenti sembra il film di Ridolini. Vediamo l'anteprima. E questo è tutto. Ciao, alla prossima.